inevitabilmente è un'autobiografia, nel senso che io ci stavo dentro quel giornale, quindi le cose che racconto le ho vissute in prima persona, o le ho vissute attraverso le persone che ho conosciuto all'Unità, che prima di me erano lì. Però ho cercato anche di non farne un libro di racconto esclusivamente della redazione, che poi non so quanto sarebbe stato interessante, ma di cercare di leggere attraverso gli occhi dell'Unità, che era un protagonista del dibattito e dell'informazione, è stato un protagonista per tutto quel mezzo secolo che va dalla Liberazione al 2000, dove mi fermo col libro, di leggere quello che succedeva in questo paese, quello che cambiava in questo paese. Non erano soltanto fatti, erano anche movimenti profondi che andavano letti nel corso del tempo, che andavano capiti via via, ecco, e poi eventi anche drammatici, che spostavano in un giorno il mondo, il rapimento Moro, eccetera. Di tenere il racconto del giornale dentro il racconto della storia di questo paese, e in particolare della storia della sinistra e del PC. Quel giornale era il giornale di quel partito, e ne era in qualche modo una voce non che non ripeteva, non era un megafono, era un gruppo di persone che con grande passione, e talvolta riuscendoci bene, talaltra riuscendoci male, rifletteva sulle cose che avvenivano e su come raccontare le cose che avvenivano, dandogli un senso che andasse anche un po' oltre la notizia, cercando di capire cosa si era mosso alle spalle degli eventi, cosa si poneva davanti ad essi, quindi cercando di dargli una lettura di respiro più grande. È stato un pezzo importante, credo, della politica e della comunicazione italiana. Il mondo è completamente cambiato. Roscani ci racconta mezzo secolo di storia di un giornale e di un paese. Oggi quel paese è profondamente cambiato, così come è cambiata profondamente la comunicazione. Il ricordo serve, ma serve se sappiamo oggi, come democratici, come sinistra, saperci innovare rispetto ai cambiamenti che sono nel frattempo avvenuti nella comunicazione e nella società. Perché secondo lei è meritevole, insomma, il libro di Roscani, e perché secondo lei va letto il libro di Roscani? Ma va letto perché innanzitutto è scritto bene, e di questi tempi è una cosa rara. Seconda cosa, va letto perché, pur partendo da una vicenda specifica e da un tratto anche personale di chi ha vissuto l'esperienza di un collettivo come quello dell'Unità, racconta in realtà attraverso questa modalità la vita dell'Italia, dalla Resistenza agli anni 60 della ricostruzione, agli anni 70 del grande avanzamento della sinistra, e però gli anni del brigatismo, Moro, su, fino ovviamente alla morte di Enrico Berlinguer e a quello che poi è successo dopo, quando quel partito comunista, da dopo l'89 con il crollo del muro di Berlino e con Tangentopoli, sarà costretta a cambiare nome. L'Unità è stato uno strumento di informazione, sicuramente perché era un giornale, un quotidiano, ma anche un enorme strumento di formazione per tanti militanti che allora acquisivano la linea del partito, la confrontavano e poi la discutevano nelle sezioni, leggendola sull'Unità o su Rinascita, che erano i due organi di informazione del partito. Ma la diffusione del giornale era un altro momento molto importante, perché non serviva solo a consegnare nelle case il quotidiano del Partito Comunista, ma serviva anche ai militanti di poter dialogare e parlare con coloro che ricevevano il giornale, e quindi comprendere le problematicità che poi venivano anche riportate nella sezione, al segretario del partito, al sindaco, perché incontrare i cittadini era proprio un confrontarsi e ascoltare le cose e riportarle.